Questa piattaforma non è che è importante soltanto per l'Irpinia e per la Campania, è un'opera importantissima per tutto il Mezzogiorno. Non ci dimentichiamo che sono destinate oltre 200 miliardi di euro per il Mezzogiorno e quindi automaticamente li dobbiamo spendere nel miglior modo possibile. Ma al di là di questo progetto dell'alta velocità e alta capacità che serve a collegare i due mari, mare Adriatico con il mare Mediterraneo e poi lungo il corridoio del Mediterraneo Scandinavia proprio per accedere più facilmente all'Europa. Sappiamo benissimo che la stazione Irpinia funziona se c'è il polo logistico. Senza il polo logistico, purtroppo, ahimè, vediamo soltanto passare il treno. Il 1 maggio i dati della disoccupazione in Campania si attestano intorno al 38%, per quanto riguarda la provincia di Avellino si attesta intorno al 40%, ma il dato più preoccupante è la disoccupazione giovanile, soprattutto quella femminile, che si attesta intorno al 59%. Abbiamo scelto di festeggiare, di manifestare il 1 maggio in Valle Ufita per ovvi motivi, per quanto riguarda la stazione Irpinia, e quindi automaticamente dobbiamo dare risalto allo sviluppo del nostro territorio. In questo paese 4 milioni di persone che guadagnano meno di 12 mila euro all'anno, voglio dire, sono insostenibili, sono i nuovi poveri che lavorano. Questo è un territorio che ha tutte le prerogative e le potenzialità per invertire la rotta. La politica ci deve supportare perché le decisioni devono prendere loro. Devo dire la verità che dalle avvisaglie che abbiamo in queste ore, se continuiamo così come abbiamo fatto con un fronte comune tra amministratori, politica e sindacati, forse un'occasione la potremo cogliere. Del resto anche gli interventi che ci sono stati adesso alla Camera mi sembrano che vadano in questa direzione. Abbiamo qualche invece perplessità se qualcuno sta lavorando per dire ai sindaci non state insieme ai sindacati che siamo due cose diverse. Noi su questo, voglio dire, li invitiamo ancora a una grande riflessione e li aspettiamo il 1 maggio in piazza. Ma noi abbiamo qualche sindaco che ci ha chiamato e qualche che politico sta dicendo non, forse non andate con i sindacati perché vi inimicate i governi. Noi vorremmo inimicarci tutti i governi pur di risolvere il Ma chi problema. è questa No, questo non lo so, persona? ragazzi. Ok, Sapete, sappiamo molte cose, ma poi alla fine non ti dico la area paternità. centrodestra, esatto. Non è detto, ragazzi, non è detto che sia di centrodestra. Ma noi ci aspettiamo sempre di più perché è il territorio che chiede di più, ma non sempre di più, perché non c'è stato pressoché nulla. Non abbiamo contezza di che cosa stia accadendo e che cosa sia accaduto. Se siamo in questa condizione, cioè, ovvero che Cristo si è fermato a Eboli 80 anni fa, vuol dire che tutto il territorio ha ancora delle esigenze fondamentali. Se c'è un divario e disuguaglianze enormi, perché il 40% del PNRR doveva venire al sud e doveva essere rivolta a giovani e donne, vuol dire che la politica tutti questi anni non ha fatto il suo dovere. Noi stiamo cercando di riorganizzarci, di parlare nelle fabbriche, di parlare al territorio affinché non ci sia, come dire, tolta anche la speranza insieme con quello che stanno facendo con l'autonomia differenziata. Nella stanza dell'onorevole Rotondi, dal 5 febbraio, se siamo qui ora, oggi, a ricordare che il primo di maggio saremo in piazza, vuol dire che c'è stata una certa, come dire, distrazione. Non voglio fare polemica, ma oggettivamente Fitto non è mica della mia parte politica. Fitto ci dovrebbe far capire, e lo stiamo chiedendo anche a livello nazionale, che cosa vuole fare e che cosa vuole continuare a tagliare per il sud o per la Campania, cosa che non possiamo accettare, non ci sta bene. Ci sarà qualche politico, e lo scopriremo, che si assumerà la responsabilità di come cerca di diventare un soggetto coercitore rispetto ai cittadini eletti e a quello che abbiamo deciso tutti quanti insieme di muovere per spingere e spronare la politica a fare di più e meglio nel PNRR, perché quella è la tranche temporale che ci serve, non dire prendo i soldi dalle FSC o da altro, facciamo la fine della Lioni-Grottaminarda, facciamo la fine della strada dell'Asi che doveva collegare Cervinara, così come ha detto un collega, alla zona industriale di Avellino. Non esiste, i soldi devono essere presi dal PNRR. Perché dobbiamo essere tutti consapevoli e costretti ad agire per ridurre le divaricazioni territoriali e, ripeto, per l'occupazione femminile e giovanile.